impegno quotidiano che a volte si trasforma in lotta per far valere i propri diritti e le scelte, quelle cruciali che possono cambiare di colpo il corso di una vita. Sono questi i temi fondamentali che attraversano in modo trasversale le 8 testimonianze giunte alla fase finale della 33esima edizione del premio Pieve Saverio Tuttino, il concorso riservato alle scritture autobiografiche inedite che si svolgerà a Pieve Santo Stefano dal 14 al 17 settembre. Noi ci siamo anche quest'anno, ci siamo ormai da tanti anni, è un evento che è diventato assolutamente fondamentale all'interno del panorama culturale italiano, quindi un evento culturale ma anche turistico, non soltanto per la Valtiberina ma direi per l'intera nostra provincia, quindi è davvero con grandissimo piacere che anche quest'anno sosteniamo e promuoviamo questo momento. Il premio, ricordiamolo, è lo strumento perché l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano continui a prosperare e a raccogliere queste memorie, questi epistolari preziosi, e noi che teniamo a questa realtà del territorio la vogliamo proteggere, vogliamo che insomma cresca di tanto ancora di più, e l'abbiamo sostenuto ecco per questo motivo, perché il territorio sicuramente ha bisogno di queste realtà e sicuramente valorizzando queste realtà si acquisiscono anche degli elementi di cultura appunto legata alla memoria che è molto vicina al nostro modo di fare banca. Tra le 8 finaliste anche 3 storie aretine. Devo dire che da quello che ricordo io forse la prima volta, e chiaramente queste le tracce dei 3 aretini sono tracce che in particolare 2 sono illuminate dalle figure del padre, sia di Giuseppina Porri che di Pietro Poponcini, ma anche Paola Nepi, che è una straordinaria testimone dei nostri giorni, è una traccia importante da non disperdersi, è una traccia che ci parla di una malattia che è la distrofia muscolare e di come può essere invalidante per chi la subisce, ma anche come questa stessa malattia possa costituire proprio una sorta di barriera nei rapporti di relazione.